abbastanza condivisibile quello detto dal presidente Vincenzo, anche perché indipendentemente dalle questioni tecniche che possono essere anche abbastanza comprensibili, faccio presente al Consiglio Comunale che la proroga fatta dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri è successiva a una richiesta fatta dall'ANCI che andava proprio in questa direzione. Essendo un problema di calcolo delle tariffe, l'ANCI scrive alla Presidenza del Consiglio dei Ministri chiedendo la proroga. Però io credo che il bilancio di previsione, oltre ad essere un atto tecnico-contabile, sia soprattutto un atto politico su cui si misura innanzitutto la tenuta della maggioranza e poi si percepisce attraverso la sua verifica anche la programmazione economica finanziaria e le attività che ha intenzione di mettere in campo la maggioranza. Quindi su questo io condivido l'intervento fatto dal consigliere Fuccio, esercito il mio ruolo di opposizione, rinvio il problema alla maggioranza che sul bilancio deve mostrare di avere una tenuta politica e anche io annuncio il mio voto contrario rispetto a